Ciao, benvenuti nella mia cucina. Per chi non mi conosce, io sono Laura. E mi è sempre piaciuto cucinare. Infatti, questo è il mio lavoro da tanti anni. Si trovano tante ricette della torta con mele. Ma questa è particolarmente cremosa grazie ai miei consigli super importanti. Oggi facciamo assieme la torta alle mele con yogurt. Mettiamo due uova in una bacinella possibilmente stretta e alta, così riusciremo a montarle meglio. Aggiungiamo 70 g di zucchero integrale. Tutti gli ingredienti dovranno essere a temperatura ambiente, anche le uova. C'è un segreto per ottenere una torta leggera e soffice. Bisogna montare le uova più di 5 minuti. Devono diventare spumeggianti. In tutti i miei video spiego le ricette in modo semplicissimo, alla portata di tutti. Cerco sempre di dare dei consigli e dei trucchetti del mestiere, frutto dei miei tanti anni di lavoro ai fornelli. Scoprirete che cucinare è divertente e creativo. Seguitemi passo passo, io ce la metterò tutta per farvi avere risultati da veri professionisti. E se vogliamo ottenere una torta alle mele yogurt come quella che preparo in bakery, montiamo le uova per almeno 5 minuti. Aggiungiamo 60 g di burro fuso e fatto intiepidire. Sapete che se montiamo le uova a temperatura ambiente otterremo torte soffici e voluminose. Anche tutto quello che aggiungeremo dopo deve essere a temperatura ambiente, per amalgamare bene tutti gli ingredienti e non creare shock termico. Dopo il burro uniamo 135 g di yogurt greco. Buono questo yogurt, Laura! Ma quello era lo yogurt che dovevo mettere nell'impasto! Ma Laura, abbiamo mangiato questo yogurt freddo per non creare uno shock termico alla tua torta. Per fortuna avevo un'altra confezione di yogurt. Dicevamo, dopo il burro uniamo 135 g di yogurt greco. Uniamo una bustina di vanillina e un pizzico di sale. Se mi vuoi sostenere e ti piacciono i miei video, metti un like o iscriviti. Affettiamo due mele, quelle che preferite. Per fare questa torta alle mele e yogurt io ho utilizzato quelle rosse, ma vanno benissimo anche quelle gialle, le golden, anzi forse meglio. Le mele non vanno tagliate a tocchetti, ma affettate finemente, così si fonderanno con armonia nell'impasto. Per tagliarle utilizzate un robot da cucina o una mandolina. La sequenza che vi ho mostrato per fare la torta alle mele e yogurt è quella che tutti i professionisti della pasticceria utilizzano. Non si buttano a casaccio gli ingredienti del contenitore. Ora è il momento di aggiungere la farina e il lievito. Setacciamo 135 g di farina 00 e 11 g di lievito. Rivestiamo una teglia a cerniera del diametro di 20 cm e riempiamo con l'impasto. Livelliamo la superficie. Allora, le mele togliamo le estremità, poi dobbiamo andare a scavare dentro, così da una parte. Dall'altra.
Ecco fatto. Distribuiamo le mele sulla superficie della torta. Come avete visto, non ho tolto la buccia delle mele. Se non le trovate biologiche, possiamo immergerle in acqua tiepida con poco bicarbonato. Dopodiché andranno tagliate una volta che sono state asciugate bene. Spingiamo leggermente le mele dentro l'impasto. Mischiamo 2 cucchiai di zucchero a velo con 1 cucchiaio di cannella in polvere e copriamo tutte le mele. Ed ora in forno a 180 gradi per 45 minuti. Aspettiamo che si raffreddi la torta di mele yogurt. Poi sciogliamo a fuoco dolcissimo 50 g di marmellata di albicocche con qualche goccia di succo di limone. Spennelliamo tutta la torta. Fantastica questa torta che in bakery sta riscuotendo un grande successo. Ciao ciao!